Buonasera a tutti, tra pochissimi minuti una nuova puntata di Estate in Appennino tra sport, musica e natura nel grande Appennino emiliano-romagnolo tra Modena e Bologna. Tra pochi minuti, subito dopo la pubblicità. One step beyond! Buonasera a tutti e bentrovati ad una nuova puntata di Estate in Appennino, una puntata principalmente caratterizzata dallo sport. Siamo a Miceno, sta terminando la Corri Miceno, di questo parleremo nel corso della puntata. Iniziamo però sempre dallo sport, perché domenica scorsa si è svolta a Vaglio, nei pressi di Lama, la tradizionale gara di pesca riservata ai diversamente abili. Un momento particolare, un momento per stare insieme, un momento per stare in compagnia di divertendosi. Oggi ci troviamo a Vaglio, dove si è appena svolta la 15ª edizione di una manifestazione chiamata Una Domenica Insieme, un'iniziativa per le persone diversamente abili che vengono coinvolte in una gara sportiva. Vediamo meglio di cosa si tratta. Sono 15 anni che questa manifestazione va avanti, significa successo, significa cambiamento. Cosa rappresenta per voi e per i ragazzi? Per noi rappresenta il fiore all'occhiello come società, perché per un giorno riusciamo a dare a qualcuno quello che non ha avuto tutta nella vita, anche se è abbastanza poco un giorno, bisognerebbe riuscire a farle di più, ma le risorse sono molto limitate, cerchiamo almeno un giorno di renderli felici qua insieme a noi. Questo significa comunque che il nostro territorio ha accessibilità a tutti? Direi proprio di sì, anche questo ristorante Il Mulino qua di Valdalbero è attrezzato sia per portatori di handicap, con un'ottima cucina, direi che anche noi siamo pari agli altri, non siamo da meno insomma. Siamo un'associazione di volontariato, di tutela e promozione dei diritti delle famiglie con persone con disabilità. Siamo stati invitati dalla Frignanese Pesca per la 15ª edizione della nostra manifestazione che si tiene appunto da 15 anni. È un momento in cui le famiglie si aggregano, hanno occasione di scambiare le esperienze e ringraziamo tantissimo la Frignanese Pesca che ci offre questa occasione per passare una domenica insieme, così è il titolo della manifestazione, dove comunque anche le persone con disabilità hanno la possibilità di avere un minimo di contatto, di, come si suol dire, di integrazione con la vita normale. E oggi, come di consueto, è la solita gara che organizziamo tutti gli anni. Questa è una domenica insieme, naturalmente per i ragazzi, così per passare una giornata diversa, in modo che si divertano a fare un'attività che magari per loro è un po' una novità, lo fanno magari una volta solo all'anno, quindi direi che dovrebbe essere una bella manifestazione, speriamo che siano divertiti. E Andrea, è andata bene questa mattina? Sì. Quanti ne abbiamo presi di trote? Non lo so. Non lo sai, adesso le contiamo, poi dopo vediamo. Mi sono divertita a pescare col brasiliano. E avete pescato molti pesci? Ne abbiamo pescati un bel po'. Mi piace pescare, sì. Per partecipare a questa iniziativa, giusto? Sì, tanto. Avete pescato molti pesci oggi? Sì, anche. E ti piace questa location, il lago? Sì, tutti amici ciò. E quanti anni è che partecipi a questa iniziativa? Tanti anni. Sono tanti anni? Sì. Da quanti anni è che peschi? Sei. Sono 6 anni? Sì. Dilli, ma io ho preso tutte io queste trote qui. Sì. Ma sei tu che insegna a lui o lui che insegna a te? Io. Sei tu che sei il più bravo? Sì. È una buona giornata.
Hai pescato molti pesci? Soltanto tre. Soltanto tre? E come pensi che si metta la gara di oggi? Così. Così così? Beh, siamo comunque insieme a tanti amici, giusto? All'aperto? Sì, sì. Soddisfatto quindi? Vedo che peschi da solo, sei bravissimo quindi. Sì, sono bravo. Ci hanno detto che sei un appassionato di calcio e io volevo chiederti se ti piace Toni. Sì. Perché noi abbiamo una sorpresa. Guarda. 12-13. Guarda cosa c'è qua sopra. C'è una dedica. Vedi, te l'ho regalato Toni. Come dicevamo in apertura, parliamo di sport competitivo e non competitivo. Siamo a Miceno, dove è in corso il popolarissimo torneo di pallavolo, giunto alla 17ª edizione, ma dove sabato scorso si è svolta anche la 4ª edizione della Corri Miceno. Una gara codistica non competitiva, una gara che però attira sempre più partecipanti. Siamo attorno ai 500 partenti quest'anno, con tanti gruppi podistici che hanno deciso di prendere parte. Una gara competitiva nel senso vero e sano del termine, una gara in cui nessuno vuole perdere. Federico sta per prendere il via la 4ª edizione di una Corri Miceno, che ormai è diventata una classica del podismo in questo inizio d'estate nell'Appennino modenese. Sì, siamo molto contenti, sempre molte persone vengono direttamente su a Miceno perché magari trovano un pochino di fresco ed è anche piacevole correre un po' in mezzo al bosco e un po' in mezzo alla natura. Sui 450-500 persone, anche come gli anni scorsi, ci vengono a raggiungere. Anche perché quest'anno c'è la novità dell'introduzione del percorso breve per facilitare un po' di più la partecipazione alla Corri Miceno anche magari a famiglie con bambini o a chi magari qualche anno ne ha in più. Sì, proprio così. Da quest'anno abbiamo introdotto due cose nuove. Il primo è stato andare a introdurre un percorso corto di 2,5 km per facilitare un pochino le famiglie che magari vengano con la carrozzina oppure che hanno dei bambini piccoli che non vogliono attraversare delle discese o delle salite un pochino corpose. E soprattutto abbiamo introdotto anche un ristoro gastronomico direttamente qua a 1 km dal traguardo, dove andremo ad offrire, grazie a un'azienda agricola qua della zona, del buonissimo parmigiano reggiano, sia dai 26 che fino ai 120 mesi. Il tutto incentrato in quello che è davvero ormai una tradizione per l'Appennino, cioè il torneo di pallavolo di Miceno, giunto invece alla sua 17ª edizione. Proprio così, 17 tornei ormai abbiamo alle spalle, anche questo l'abbiamo iniziato questa settimana e come tutti gli anni c'è stato molto afflusso di persone, sia giocatori che vengono direttamente qua per giocare, ma anche molti amici che vengono un po' a Miceno per gustare anche le buonissime crescentine e i famosissimi burlenghi di Miceno. Prima classificata categoria femminile alla Corri Miceno, Patrizia Martinelli. Ecco, una bella gara, impegnativa ma bella. Sì, molto dura, tante salite infinite, però finalmente sono anche le discese, pericolose però ci vogliono. Tu fai parte della polisportiva MDS, è un gruppo che è abituato a riscuotere vittorie in gare anche più impegnative. Sì, è vero. Io poi sì, è poco che corro perché sono iscritta da poco più di un anno, però sì, è un bel gruppo, mi diverto molto. Una gara più difficile o più bella? È una domanda un po' complicata perché è molto dura, però anche molto bella allo stesso tempo, quindi merita, cioè la fatica vale la pena farla, mi è piaciuta molto. I tratti più difficili di questa gara quali sono? Per me la discesa in sterrato perché è molto tecnica e quindi sì, bisogna stare un po' attenti. In mezzo però a questi scenari che soprattutto in un periodo estivo come questo, insomma, è un bel vedere. Assolutamente sì, poi l'orario è quello giusto, anche se il clima è bello caldo,
Una bella cosa, una bella corsa. Sei contenta, la rifarò senz'altro. Alessandro, al terzo posto, una gara difficile, una gara però sempre bellissima qui a Messina. Tanta salita, faticosissima, come anche l'anno scorso mi sembra di aver fatto terza. Una manifestazione qua a Miceno tra sport, la Corri Miceno, il torneo di pallavolo, ma soprattutto divertimento, gastronomia, insomma la voglia di stare insieme. Una bella iniziativa. Sì, ragazzi qua di Miceno organizzano sempre qualcosa di carino, proprio stare un po' tutti insieme. È una gara che mi piace sempre, organizzata molto bene, un panorama splendido e poi giocando in casa devo onorare appunto le gare di casa. Tra l'altro tu non appartieni a nessun gruppo podistico, per cui insomma tutto in solitaria, arrivare davanti a persone organizzate, insomma è anche una bella soddisfazione. Sì, io corro così, mi piace, mi diverto e è una soddisfazione anche perché è la prima volta che arrivo secondo in vita mia. Qua siamo in compagnia del primo classificato, un tempo attorno ai 40 minuti, una bella gara. Allora, ho fatto 42-19, bella gara, all'inizio salita, poi dopo nel bosco, come piace a me. Come piace a te, nel senso all'ombra ombreggiata, ma allo stesso tempo difficile perché c'è anche della strada non asfaltata. Sì, mi sto preparando per le salite, infatti... Con salita, però il clima ideale, perché era nuvoloso, quindi c'era abbastanza fresco nel bosco. Io è la prima volta che la faccio, perché ero sempre occupato il sabato, però dal percorso ho visto che la gente viene, anche per quello, abbastanza molto bello il percorso. Arriva l'estate, torna il periodo della notte bianca. Si è appena svolta la notte rosa in quel di Rimini, ma nell'Appennino emiliano-romagnolo pullulano le feste, i momenti di incontro, i momenti di svago, i momenti per stare in compagnia, soprattutto nei piccoli borghi, nei piccoli centri del nostro Appennino. È il caso di Marzabotto, che nelle scorse settimane ha organizzato la Marzanotte. Un'oasi di relax e divertimento nel cuore del nostro Appennino. Agriturismo Casa Minelli propone i piatti tipici della cucina modenese e offre la possibilità di pernottamento in splendide camere. Una magnifica piscina attrezzata con vasca idromassaggio, un parco giochi per i più piccini e un campo da calcetto per i più grandi. Completano la struttura un centro benessere con sauna e bagno turco. La meta ideale per famiglie e gite organizzate. Agriturismo Casa Minelli, a Monzone di Pavullo, sulla strada per la Ciao, sono Mauro del Nuovo Bianco 2. Per arredare il vostro giardino estivo, guarda che bel divano a due posti midollino, un bellissimo telo in microfibra da sdraio, novità 5 euro. Costumi navigare tutto l'anno 15 euro. Abbiamo ginseria a partire da 15 euro. Pensavate che non vestivamo l'uomo? No, lo vestiamo dalla taglia 44 alla taglia 70. Nuovo Bianco 2, alle Arcate di Pavullo e a Castelnuovo Rangone in Via della Pace. Di Marzabotto nella giornata di sabato 28 giugno ha proposto la Marzanotte, un evento che già dalle prime ore del pomeriggio ha visto le vie del centro riempirsi di bancarelle di hobbisti della zona in preparazione ad una serata di musica e gastronomia. Sentiamo direttamente dagli organizzatori qual è stato il loro impegno e il loro scopo.
come programma radiofonico qualche anno fa a Radio Frequenza Appennino, una radio qua, una web radio bolognese, e siamo noi ragazzi di Marzabotto e abbiamo iniziato poi con qualche festa così a ingrandirci, ad espanderci, e quest'anno collaboriamo insieme al centro giovanile, al comune, alla Proloco, all'organizzazione della Notte Bianca di Marzabotto, che è la Marzanotte. E niente, dalle 17 in poi fino a mezzanotte ci sarà tanto divertimento, tantissime cose, fra bancarelle, artisti di strada, vari intrattenimenti, gruppi musicali, fino a mezzanotte dove avremo i fuochi d'artificio al laghetto. E poi dopo ci sarà anche, per chi volesse rimanere, l'after show, l'after party in Colonia, al parco di Marzabotto, dove si continuerà a fare della baldoria, a ballare, a divertirsi. Dalle 5 in avanti comunque ci sono spettacoli per tutti che coinvolgono un po' famiglie, bambini e anche i giovani, insomma. Noi soprattutto ci occupiamo di dare spazio ai giovani autori, diciamo musicisti emergenti, e sì, quindi insomma è una serata per tutti, bene o male, è una notte bianca che coinvolge un po' tutta la popolazione. È nata 5 anni fa, dalle nostre teste, al centro giovanile volevamo fare una festa, una notte bianca, che però non fosse la solita notte bianca. Quindi ci siamo un po' contraddistinti da subito, chiamando solo bancarelle di artigianato, di hobbisti, e cercando di riuscire a fare determinati generi di musica, dare un'accoglienza diversa rispetto a quella che è una notte bianca tradizionale. Ecco. Coinvolgimento delle realtà del territorio è fondamentale per noi, loro sono sempre i nostri primi pensieri. Vogliamo far lavorare il territorio, deve lavorare, i commercianti devono lavorare, e anche tutti quelli che a casa fanno delle piccole cosine, hobbisti, così. È giusto che abbiano la loro giornata di gloria, noi siamo ben felici di ospitarli. La Proloco ha affiancato i giovani nell'organizzazione di questa notte. Qual è il fine, cosa volete proporre a questa città? Ma sicuramente il divertimento, animare un po' il paese. E noi abbiamo affiancato il centro giovanile, che sono loro gli organizzatori, noi abbiamo portato avanti tutta la parte burocratica, abbiamo dato una mano. E niente, siamo contenti di collaborare molto con loro. Largo ai giovani, e sto proponendo a questi giovani qua, che a ottobre, visto che c'è il nuovo direttivo da formare, di entrare dentro la Proloco, perché sarà il futuro della Proloco, quello che vogliamo, che entrassero un po' anche loro a organizzare queste cose qua. Uno dei concetti chiave di questa manifestazione è stata la vendita dei prodotti a chilometri zero, la possibilità quindi di una vendita diretta produttore-consumatore. Vediamo dunque che opportunità rappresenta una serata come la Marzanotte per le aziende locali. Riteniamo che oggi sia importantissimo praticare l'attività a chilometro zero, e dentro questa ottica si è inserito il GAS di Marzabotto, che pratica proprio questo tipo di attività, cercando di evitare che i prodotti vengano spostati da un posto all'altro con grande inquinamento. Il centro giovanile Kainua è stato uno dei promotori di punta di questa serata, che quest'anno però non punta solo sulla Marzanotte, ma anche ad un altro evento. Sì, c'è il Festival di Kainua, 11, 12, 13 luglio, e penso che sia quest'anno un qualcosa di veramente importante, anche perché i gruppi di rievocazione sono parecchi. In più c'è notevole attesa, perché noi come associazione organizzeremo il matrimonio etrusco, non vi svegli particolari perché è una sorpresa, e verrà fatto nel pomeriggio del 12, quindi di sabato, e quindi abbiamo cercato di ricostruire e rimetteremo in piedi come poteva essere il matrimonio etrusco. Questo territorio è molto legato alla sua storia, specialmente quella legata agli etruschi. La vostra associazione cosa rappresenta? È un'associazione che sensibilizza l'opinione pubblica e soprattutto anche le persone sulla rivalutazione e la riqualificazione dei territori, sulla storia, soprattutto sulla nostra storia, visto che in questi posti abbiamo avuto la fortuna di avere la civiltà etrusca, con una città ancora completa come la città di Kainua, Marzabotto, il Museo Etrusco Pompeo Aria. Abbiamo la volontà di contribuire a cercare di sensibilizzare tutte le persone che in questi territori gli etruschi hanno avuto un interesse non indifferente, e quindi noi, siccome siamo un'associazione che nasce per promozione sociale, per promuovere, per cercare di valorizzare il territorio nostro e soprattutto creare turismo, e turismo, cultura, che penso siano le cose più importanti in questo momento. Tinia vincet! Il comune di Fanano sabato 12 e domenica 13 luglio ripropone la Strafanano, la nona edizione di una maratona di colori, gusti e suoni che con stand gastronomici, artisti di strada e musica dal vivo riempirà le piazze e la via della città.
Il comune di Serramazzoni domenica 13 luglio propone la tradizionale festa dell'AVAP per far conoscere l'importanza del volontariato e del primo soccorso, una serata che, data la sua natura, è accessibile anche alle persone disabili. Il comune di Polinago domenica 13 luglio propone un raduno tuning. Dalle ore 9 alle ore 18 le vie della città ospiteranno questo evento alla scoperta dell'arte di modificare il proprio mezzo per renderlo unico. Nel comune di Prignano sulla Secchia, in località Saltino, da venerdì 11 luglio a domenica 13 luglio si svolgerà la Sagra di Saltino, una 3 giorni immersa nel verde all'insegna di stand gastronomici con prodotti tipici e musica dal vivo. Il comune di Pavullo, nella frazione di Miceno, propone dal 2 al 20 luglio la 17esima edizione del trofeo Pallavolo Miceno. Quest'anno le categorie andranno dalla Juniores alla Over 40 e tutte le sere non mancheranno stand gastronomici con prodotti tipici. Il comune di Marzabotto propone per sabato 12 luglio Memoria al Chiaro di Luna, una serata dedicata alla memoria storica insieme all'esperto Umberto Conti, che ripercorrerà l'itinerario del memoriale. Il comune di Marzabotto da venerdì 11 luglio a domenica 13 luglio ospiterà presso il parco Peppino Impastato il Kainua Festival, una 3 giorni di rievocazione storica in cui appassionati rievocatori, insieme e in collaborazione con il Museo Etrusco di Marzabotto, insceneranno attività del passato per visitatori di tutte le età. Nel comune di Gaggio Montano, in località Bombiana, da venerdì 11 luglio a domenica 13 luglio si terrà la tradizionale Feste della Fontana, una 3 giorni dedicata agli stand gastronomici, musica dal vivo e balli. Il comune di Grizzana Morandi, venerdì 11 luglio e sabato 12 luglio, inaugura Grizzana Ricorda Morandi, un programma di incontri, mostre e documentari sul grande artista Giorgio Morandi. Il comune di Lizzano in Belvedere, sabato 12 luglio, apre le porte dell'azienda agricola Sorribaldo, una giornata per visitare gli orti, gli asinelli e i campi di un'azienda biodinamica e biologica. Nel comune di San Benedetto Val di Sambro, in località Madonna dei Fornelli, domenica 13 luglio si terrà un raduno di moto d'epoca, la 15esima edizione di un appuntamento che permette di fare un giro turistico nel nostro Appennino e un pranzo con prodotti tipici. Nel comune di Sasso Marconi, domenica 13 luglio si potrà visitare l'oasi di San Gherardo, un'ex cava riconvertita a oasi ecologica con specie animali protette e specie vegetali rare. Sabato 12 luglio e domenica 13 luglio, presso l'agriturismo Ca del Ciuco, in località Case Martini, Avezzano sul Crostolo, si terrà il corso di primo livello di Osho Neo Reiki. Per informazioni, chiolife@chiolife.it. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Estate in Appennino. Domani al mio posto ci sarà Anna Laura Mucci per la puntata del martedì. Vi ricordo che questa puntata, così come tutte le altre, potete vederle sul nostro sito internet all'indirizzo appenninonews.it e vi ricordo di seguirci anche su Facebook per tenerci informati sulle vostre iniziative e per tenervi informati su dove saremo, soprattutto nel prossimo weekend. L'appuntamento è a domani sera. To get to know you.